Bella raga, oggi siamo in questo nuovissimo video. Prima che inizi il video ci tengo un botto a ringraziare l'azienda Viofo, che grazie a loro questo video esiste e grazie a loro vi sto presentando questo prodotto. Prima di iniziare con il vero e proprio video, come potete vedere qua appunto la moto non è ancora finita al 100%, ma già la maggior parte è stata fatta. Le ultime cose che sono da fare sono i cerchi e da cambiare i parasteli, un lavoro non troppo impegnativo. Per ora però la sto tenendo così, che almeno registro qualche video e vi porto qualche contenuto. Non è bellissima esteticamente, ma almeno vi porto qualcosa. Allora iniziamo con il vero e proprio video. Qualche settimana fa mi ha contattato l'azienda Viofo, la quale produce dashcam per moto, macchine, e ovviamente quelle che vanno bene per le macchine vanno anche bene per camion e tutti i mezzi a quattro ruote. Mi ha stupito questa cosa perché esistono appunto delle dashcam per le moto, una cosa che io ho sentito veramente pochissimo, e soprattutto mi ha stupito che abbiano contattato me, io che non faccio né viaggi né nulla, quindi che una dashcam effettivamente non ne farei il giusto utilizzo. Comunque abbiamo parlato vari giorni e siamo giunti alla conclusione di voler fare una collaborazione. Quindi loro mi hanno mandato questa dashcam, che è esattamente la Viofo MT1 o MT1, non so esattamente voi come preferite chiamarla, ed è una dashcam per le moto, come leggete qua, moto bicycle dash camera, che registra in 1080, quindi in full HD, un grandangolo di 170 gradi, quindi molto molto ampio, resistente all'acqua, ha due telecamere, come potete vedere qua, una e due, una per metterla dietro e una per metterla davanti, al wifi, quindi un prodotto veramente qualitativo, che mi dispiace anche effettivamente montare su questa moto, che forse costa di più la dashcam che la moto in sé, ma comunque sono molto felice di aver instaurato questa collaborazione, così da testare nuovi prodotti e da portarvi nuovi contenuti sul canale. Vi ricordo ragazzi che se siete interessati a una dashcam per appunto la vostra moto, per la vostra macchina, dipende ovviamente quanti anni avete, vi lascio il link in descrizione del sito dove potete trovare tutte le dashcam, e vi lascio anche il link in descrizione per la dashcam in questione, quindi la motobike col dash camera MT1 o MT1. Questa dashcam purtroppo non so se la userò come dovrebbe essere usata, perché appunto non so se sapete, ma le dashcam vanno usate principalmente puntate verso l'avanti della moto e verso il dietro, così che qualsiasi incidente, ci sono loro che affermano che è successo questo e non sto raccontando balle, ma io possedendo la GoPro, che registro già avanti e quando mi giro registro anche dietro, questa qua proverò ad utilizzarla come seconda inquadratura. Quindi quella davanti, invece che farla puntare in avanti che inquadra la strada, proverò a farla puntare indietro che mi inquadri a me mentre vado in moto. Ci tengo a precisare che questo non è il giusto utilizzo per la dashcam, ma dato che ha 170 gradi di grandangolo, che sono veramente parecchi, proverò ad utilizzarla in questo modo, e se risulterà abbastanza affidabile e soprattutto abbastanza qualitativa, continuerò ad usarla, e quindi vedrete una doppia inquadratura, anzi una tripla, perché avrò la mia GoPro che registro il manubrio, registro mentre vado avanti, avrò la dashcam davanti che mi registro mentre vado in moto, magari mentre impenno, e avrò la dashcam dietro che registra magari mentre gratto o mentre ho qualcuno dietro che impenna o fa altre cose. Quindi mi sono già dilungato troppo con le chiacchiere, io direi di andare ad aprire la scatolina e vedere come si presenta questo prodotto. Mi appoggio per terra perché il garage è veramente un casino. Allora andiamo ad aprirla piano piano. Sì, così forse è un po' troppo piano. Molto bene. Allora, già da questa presentazione possiamo capire che è veramente un prodotto qualitativo. Andiamo a togliere la pellicola. No, questa qua è una roba allucinante. Andiamo a togliere la spugna. Togliamo anche il cartone. Allora, qui abbiamo la centralina, ovvero la parte che determina tutte le riprese, tutto quello che serve. Quindi abbiamo, come potete vedere, power, la carica. Abbiamo il GPS, abbiamo l'RC, che non so effettivamente cosa sia, non voglio dire sciocchezze.
abbiamo la fotocamera anteriore e la fotocamera posteriore. Veramente devo dire che è una figata allucinante, cioè, e ha degli attacchi, come potete vedere, che sono spaziali. E qua abbiamo un miliardo di cavi. Allora, qui abbiamo una telecamera, spinotto giallo, spinotti gialli che vanno alla telecamera posteriore e anteriore. Quindi qua abbiamo una telecamera, come potete vedere. Qui altro spinotto giallo, immagino esattamente un'altra telecamera. Lo spinotto blu dove va? All'RC, che non so cosa sia. Ah, ho capito, l'RC è questa cosa qui, è il tasto che voi premete e le telecamere iniziano a registrare. Poi abbiamo il cavo nero che è il GPS. Abbiamo l'ultimo cavo che è la batteria. In questo caso io non ho una batteria perché l'HM non la monta, quindi bisogna vedere se dovrò andare a installare una batteria oppure se possono funzionare anche con dell'altra elettricità, come delle batterie a parte. Nella scatola ci danno anche vari attacchi per le telecamere eccetera. Questa non so cosa... No! Ci danno una chiavetta, bellissima sta roba, ci danno una chiavetta che legge l'SD e ci danno anche la loro SD da 32 GB con l'adattatore. Ci danno delle fascette per collegare tutti i cavi, penso. Ci danno delle staffe AL, penso, per andare ad attaccare le telecamere. Ci danno vari adesivi, ma veramente un botto di roba ci danno, ma che cacchio è? Ci danno un botto di adesivi, un botto di roba, allucinante. E qua in fondo abbiamo le istruzioni. Come potete vedere qua dobbiamo anche andare a scaricare l'applicazione e direi, cosa stiamo aspettando? Andiamo subito a scaricarla. Qui abbiamo lo scompartimento esattamente per l'SD. Allora, nel frattempo andiamo a montare il tutto, poi eventualmente la batteria andrò a montarla più avanti. Innanzitutto andiamo a smontare la sella così che possiamo vedere dove andare ad attaccare la centralina. Veramente mi dispiace quasi installarla su questa moto che... Allora, la centralina potrei tranquillamente attaccarla qua, non è troppo un problema. Vi ricordo che se siete interessati a questo prodotto, sia anche per la vostra macchina, per il vostro camion, per la vostra moto, vi lascio il link in descrizione per il sito e soprattutto per il prodotto. Prendiamo una telecamera, il cavo è lungo tipo 2 metri, ma meglio così. Una telecamera non sarebbe male attaccarla così, che mi inquadra. Andiamo a vedere tra i vari attacchi, eccolo qua. L'idea migliore sarebbe metterla qua, così, perché è il punto in cui attacca meglio. Togliamo l'adesivo e andiamo ad applicarla dove dicevamo prima. L'adesivo però patarrano. Ovviamente dovete cercare il punto più corretto per andarle a montare, ovvero il punto dove attacchi meglio. Poi il cavo lo andiamo a far passare qua. A few moments later. Adesso andiamo ad attaccarci tutti i cavetti. Lo inseriamo dentro. Edoardo, che ormai io non riesco a fare i video, mi interrompono sempre. Dicevo, andiamo a inserirlo dentro qui, così, e andiamo a chiudere il tutto avvitando. Perfetto, adesso il cavo è stato montato. La telecamera posteriore, dato che c'è questo macello di cavi, li vado a sistemare un attimo e poi ci vediamo dopo. The next day. Bella raga, oggi siamo in questo nuovissimo giorno e è il giorno seguente rispetto alle clip che avete visto appunto in precedenza. E alla moto siamo andati a risolvere tutti i problemi, così vogliamo chiamarli, riferenti alla dashcam. Ovvero sono andato ad acquistare una piccola batteria, dopodiché ho attaccato tutti i cavi. Allora, innanzitutto abbiamo installato le due fotocamere, una dietro e una davanti. Poi abbiamo installato il GPS che è qua, e abbiamo installato il tasto REC e il tasto WiFi che li ho messi qua davanti. Come funziona? Ha tre cavi, uno nero che è questo qua, uno rosso e uno blu che è questo qua. Allora, quello rosso va al positivo, quello nero va al negativo e quello blu andrebbe attaccato al chiavino. Io non possedendo il chiavino, come ho realizzato tutta questa cosa qui? Ho attaccato il blu a un interruttore e l'interruttore l'ho attaccato al positivo. Così adesso la dashcam è spenta. Se io vado a cliccare l'interruttore, aspettiamo qualche secondo e vediamo che qua, non so se vedete, si accendono i LED. Quindi vuol dire che la dashcam è accesa. Adesso andiamo a spegnerla. A few moments later. Perfetto, abbiamo finito il cable management e come vedete qua ci sono miliardi di cavi, però li ho sistemati anche abbastanza bene. Qui sono andato a installarci un
pulsantino che se vado a cliccare, come potete vedere, si accende il tutto. Qui abbiamo quindi la centralina, le due fotocamere, la batteria che siamo andati a installare sulla moto. The next day. Ok, molto bene. Accendiamo qua. Molto bene. Stiamo testando la dashcam. Intanto è arrivata la mia ragazza. Dovreste vedermi anche da qui. Dovreste vedermi anche da qui. Ciao. E anche da qui. Ciao. Le immagini della dashcam non sono modificate, quindi per tutto il video vedrete immagini pulite. Mi sa che la fotocamera davanti vibra un pochino. Vi ricordo che c'è in descrizione il link di queste bellissime dashcam. Vi ricordo che io non ne sto facendo il giusto utilizzo, perché non sono action cam. Oppala. Non è così che si fa. Sì. Fa un caldo. Non accompagnare! Uno, due, uno, due. Cazzo. Quindi allora, dato che adesso ci siamo rotti di star qua da soli, vediamo di andare nel posto dove ho grattato, che dovrebbero esserci dei miei amici, quelli dell'altra volta. Il problema è che mi si è spento il telefono perché è scarico e non so effettivamente se loro sono lì o meno. Quindi andiamo un po' alla cieca. Che cazzo dici? Come hai grattato? Dashcam! Davanti e dietro. Ma sei pazzo, zio? Cos'è un GS? Sono in... Ma dovevo grattare il codino! Siamo arrivati nel luogo designato e i miei amici sono presenti. Quindi adesso facciamo due penne insieme a loro. Devo rimparare a grattare la targa. Sono cagato addosso. Ma che galletta, la bella che mi chiama, ma è la questa. Me le mangio solo io. Questi M6 che entra sempre a folle, che palle. Vai giù. Adesso la riprendi, se la prendo la butto via.
Quindi raga, adesso torniamo a casa. Nel frattempo vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ho passato una giornata con queste dashcam e non so ancora il risultato quale possa essere, ma vedendo qualche clip non è per niente male. Spero che questo video con più inquadrature vi sia piaciuto. Vi ricordo che vi lascio in descrizione il link delle dashcam e anche il link appunto del sito che produce appunto le dashcam. Io ripeto, come già detto, non le sto utilizzando con il loro vero e proprio utilizzo. Posseggono moltissime impostazioni, molte delle quali io non sono andato ad attivare, perché appunto per l'utilizzo che ne faccio io non avrebbero molto senso. E appunto vi ricordo che non le sto utilizzando per quello che sono nate. Adesso direi che posso salutarvi. Il video termina qua. Vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi. Vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link per quanto riguarda le dashcam e anche i link per quanto riguarda i miei social. Come già detto, vi ricordo di iscrivervi perché la maggior parte di voi non è iscritta. E noi ci vediamo con un prossimo video. Un salutone, un bacione e bella guys.